Buongiorno amici lontani e vicini, siamo a Grenade nei Caraibi, abbiamo avuto la fortuna di incontrare il console italiano qui ai Caraibi, la signora Vittoria. Signora, lei che è italiana, ma come ha scoperto quest'isola? La scoperta dell'isola è stata frutto di una ricerca abbastanza particolare, perché la società per cui lavoravo in Italia voleva costruire un alberghino di lusso, però su un'isola che non fosse conosciuta, proprio una scoperta. Per cui ho fatto una ricerca sulle isole caraibiche, ritenendo l'Oriente già troppo sfruttato e i Caraibi invece in via di sviluppo. E allora alla fine ho optato per Grenada, per cui me la sono venuta a visitare e mi è piaciuto talmente che... Signora, ma ormai si può considerare un punto di riferimento anche per gli italiani che visitano questo paradiso? Beh, direi di sì, perché ho vissuto qua parecchi anni, cioè io finisco il mio 22esimo anno il 26 febbraio e ho sempre avuto contatti con il pubblico e poi anche questa responsabilità datomi dall'Italia mi ha messo e mi ha tenuto sempre in contatto con turisti, con visitatori o con gli italiani del luogo, eccetera. Per cui sì, poi l'isola è piccola, ci si conosce un po' tutti. Ma qual è l'attrazione di quest'isola? L'attrazione, diciamo che non ce n'è solamente una. Secondo me l'attrazione principale è la bellezza, la naturalezza e il fatto che l'isola non è stata ancora toccata così dal turismo in modo da esserne trasformata, per cui è ancora molto naturale. Abbiamo una foresta pluviale che effettivamente è una foresta pluviale, tutto un territorio assolutamente protetto e poi la popolazione, abbiamo della gran bella gente, per cui una popolazione ancora amichevole, senza essere servile e secondo me è una bellezza ed è una ricchezza enorme per un paese. La popolazione sorridente, amichevole, si sta molto bene. L'Italia, la sua Italia, la nostra Italia sta vivendo purtroppo un periodo di crisi. Ritiene, ecco, che qui ci potranno essere possibilità occupazionali? Qui su quest'isola? Sì. Diciamo che non sono molte. Ce ne potrebbero essere, però uno se le deve un pochino creare. Il mio consiglio è sempre di venire, passare un periodo di tempo, vedere le proprie disposizioni e se l'isola può dare quello che uno cerca. Grazie. Prego. E grazie per la splendida ospitalità.